Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati con il terzo episodio di Arena e cominciamo con il sistemare tutte le domande. Veramente, non finirete mai di stupirmi. Comunque, allora, vediamo la prima richiesta che mi è stata fatta, che era di SDV Channel, che mi ha chiesto: cancelletto challenge, giocate a Kate Mario ogni morte un pugno sui coglioni. Sì, vi lovo anch'io. Ok. Mua. Ciao SDV Channel. Al prossimo evento. Poi mi chiedi perché non rispondo alle tue domande. Mi stai sul cazzo. Quando avete scoperto YouTube? Ora, quanto può essere una domanda scema questa? Io non lo so. Quanto può essere intelligente? Nemmeno. Però, secondo te, io mi ricordo quando ho scoperto YouTube. Sarà stato nel 2007, quando navigando guardavo i video. Adesso ormai YouTube lo trovi come applicazione sul telefono. Quindi, guarda, io non voglio essere cattivo, però... No, ho capito che bisogna prima preparare il pranzo. No, non metti in discussione che bisogna preparare il pranzo. Però non è possibile che ogni volta che io comincio a fare l'introduzione solo di Arena, tu ti alzi da sto cazzo di divano e te ne vai lì. Che sembra una cosa matematica. Ma vedi che ore sono? Sì, vedo che ore sono. Devo preparare. Tu vai avanti, io faccio piano, vai. Ok. Andiamo avanti con la seconda domanda, che è di John Black, cancelletto Arena: perché l'angolo di Aaron non fa una serie di Minecraft? Ve l'ho già detto che Minecraft non lo vedrete mai sul nostro canale, che sia l'angolo di Aaron, che siano i nostri video che facciamo, ve le tiro in testa, ve le spacco io la testa, bastardi, basta! Ragazzi, oggi mi va anche abbastanza bene, perché comunque siete anche delicati in certe cose, a parte il pugno sui coglioni, che quello non... di delicato c'è poco. Ci sono solo i miei coglioni di delicati. La challenge di oggi vi assicuro che sarà veramente tremenda. Detto questo, facciamo partire Arena. 1, 2, 3, via! Bene, eccoci qua con il terzo episodio di Arena. Allora, come vi ho già detto prima, oggi ci sarà una challenge veramente particolare. Però prima di partire con... Che fai? Vieni qua. Allora, volevo dirvi solo, se mi vedete muovere modello robottino in questa maniera, è perché questa mattina mi sono svegliato con un mal di schiena immondo. Sono un po' bloccato oggi. Niente, comunque, partiamo con Arena e andiamo con la prima domanda, che saliva da ornitore incoglionito. Ho il terzo occhio, yeah. Allora, la domanda è: cancelletto Arena due punti. No, i due punti non ce li ha messi, non ci sono. No, scusa, uno stronzo, perché di solito si mette cancelletto Arena due punti, cancelletto pigità. Allora, la... Forte. Cancelletto Arena, farete mai The Sims 4? No. Andiamo avanti con la seconda domanda, che arriva da Alessandro Montalbano, che se non rispondiamo alla sua domanda poi si arrabbia, ma ha già detto: perché non avete risposto alla domanda precedente? Non abbiamo risposto perché le domande le selezioniamo. Quando ne arriva qualcheduna di meno, allora rispondiamo anche a quelle vecchie. Allora chiede: cancelletto Arena due punti. Stavolta questi due punti li ha messi. Ma Aaron è bravo a scuola? Sì. È bravo a scuola? Sì. Qual è la media dei tuoi voti? Diamo una risposta un 7, po' più 7, 8 e 9. Quelli dell'anno scorso, eh? Quelli dell'anno scorso. Sì, perché quest'anno giustamente è appena cominciato, ancora non si può fare una stima completa. Comunque sono tra il 7 e il 9, diciamo, qualche 10 ogni tanto. Andiamo avanti con la terza domanda, che arriva da... Starlight 2. Ce l'ho. 9. Ce l'ho. 0. Ce l'ho. 3. Ce l'ho. 9. Come ancora 9? 9.
Come ancora? Non può esserci il 9, un altro 9 nell'8. Allora, cancelletto arena, spazio, 2 punti. Tevere. Che cazzo vuol dire? Sembra il nome di un fiume. Sì, infatti. Il Tevere è un fiume, però non so che cosa ci campana, ma... secondo voi qual è il canale che tratta meglio videogiochi su YouTube? PewDiePie. Vabbè, penalità, pronuncia il mio nickname. Pronuncia il mio nickname 5 volte mentre balli la danza del ventre vestito da donna. Andiamo avanti con la quarta domanda che arriva da Johnny Max. Cancelletto Arena. 2 punti, grazie. Ogni tanto tu sei clemente, sei quello che mi mette sempre le domande lunghe 4 km, quindi questa volta dico che mi hai graziato. Domanda per tutti e tre. Se avreste la possibilità, in quale cartone vorreste vivere? Quale personaggio vorreste essere? Allora, chiede in quale cartone animato vorremmo vivere e quale personaggio vorremmo essere di quel cartone animato. Tom e Jerry. Invece la per essere Jerry. Vorresti essere Jerry? Sì. Sarebbe il gatto, il topo, è chiaro. Ah, oddio mamma! Sì, vorrebbe essere il gatto, quello che lo piglio sempre nel culo. Tu invece quale cartone animato vorresti essere? Che personaggio vorresti essere di quel cartone animato? Smilicia. No. Ti do tante legnate che ti faccio pensare i guerrieri della notte, tranquilla. Allora, io invece la sparo molto leggera, molto piccola, molto... Uno direbbe, le spari grosse. Il cartone animato vorrei essere nell'ambientazione di Kenny il guerriero e mi piacerebbe semplicemente essere Toki. Ma Toki chi era? Ok, possiamo andare avanti con la quinta domanda che arriva da Leonidaleo. Era un po' che non lo sentivo nominare. Allora... Cancelletto Arena dei combattenti di Zoidberg. Senza i 2 punti. Ma muori cazzo! Allora, cosa dice la volpe secondo voi? Domanda interessante! Mari, cosa dice la volpe? La volpa. Mari, che cosa dice la volpe? Non lo so, è la sua domanda. Cosa dice la volpe? Non lo so. Cosa dice la volpe? Allora, la volpe dice sempre le cose più furbe, quello che praticamente può farlo saltare fuori in una determinata difficoltà, perché è una volpe, è furbo. Ti piace come risposta? Sono avanti, Vaffanculo, te le tue domande di merda, sei un bastardo, un bambino di merda. Andiamo avanti con la sesta e ultima domanda che arriva da Marco Ranno. Allora, Marco Ranno, cancelletto Arena 2 punti. Bravo, ti stimo. Qual è il vostro supereroe preferito? Ma supereroe di che tipo? Mari, come che supereroe di che tipo? Cioè, come supereroe di che tipo? Cioè, i supereroi sono supereroi, punto. Cioè, se poi ci sono quelli della Marvel, quelli della Universal, questo poco cambia. Qual è il tuo supereroe preferito? Non c'entra di che tipo. Cioè, magari quello con il pacco più grosso, quello che c'ha... Io lo so qual era il tuo supereroe preferito, però adesso forse te ne sei completamente dimenticata perché quel cancro di Beautiful Life Found ti ha rovinato il cervello. Solo quando guardavi i film con me ti avevo portato sulla bella strada, sulla buona strada. Adesso che ti sei persa con quei programmi lì, ormai hai dimenticato tutto. Dopo te lo dirò io qual è il tuo supereroe preferito, però prima fai finire i nostri. Allora, tocca rispondere anche per la moglie, mi tocca rispondere. Allora, il tuo supereroe preferito? Superman. Facciamo un Batman. No, era orribile. Allora, il supereroe di mia moglie, quello suo preferito, era Iron Man. Cioè quello di Tony Stark. Sì, a lei gli piaceva molto. Gli piaceva molto l'attore e di conseguenza gli è piaciuto anche come supereroe. Meno male che ogni tanto un po' di buona memoria ce l'ho anch'io. Il mio supereroe preferito. Poi, ragazzi, ultimamente in questo periodo, visto che sto seguendo anche quella serie, per il momento il mio supereroe preferito è Arrow.
Allora, poi sfida due punti. Cantare a squarciagola una song che detesti. Marco, allora, adesso non voglio entrare in... cioè, la challenge in se stessa sarebbe anche molto carina, se non fosse che nel mio condominio ci abitano due carabinieri e un poliziotto. Niente, ragazzi, abbiamo risposto a tutte e sei le domande e noi adesso vi lasciamo alla challenge che abbiamo scelto di Johnny Max. Mi dovrà riempire mio figlio di mollette fino a quante riesce a farne stare. E niene, dovrà attaccarmene il più possibile e poi dopo dovrò resistere per 20 secondi senza levarmele nemmeno una. Che poi è una sfida del cazzo, perché dal momento che mi attacca la prima lì dovrebbero partire i 20 secondi, perché sennò quella lì sta attaccata per anche 20 minuti. Ok ragazzi, vi lasciamo la challenge, al prossimo arena. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao. Allora Aaron, sei pronto? Sì. Queste sono le monete, ragazzi. Dobbiamo... è pieno? Pieno. Sì, ma non è che me le devi attaccare tutte, eh? Allora, sì. Come vuoi. Apri, ok. Mi è attaccata la... Questo no, è troppo leggero. Sì, sì, è troppo facile, normale. Ok. Io la seconda. Ok. No, no, è di... No! Cosa, mi ha toccato le imposte più umani, no? Oh, No. Va bene. Mordono bene quelle però, Ma ti sto scegliendo tutte queste. Questa me l'ho detto io. No, ok, l'ho detto quello. Ok. Muoviti! Non sono mangiato per i capelli! Oh, ce n'è di sforzo nelle orecchie, Ah già! Oh dai! Altro che 20 secondi qua! Vado! Basta! Cazzo! Ma... brucia! Questo si attaccano bene! Quella nel naso sta pizzicando di brutto! No, salta io con il naso! Ecco! Quella nel naso! Sai dove lo faccio? Ci stai a pensare! Dove lo faccio? Fanculo! No? Piangono gli occhi! Era un altro lavoro! Mi sento cazzo che male! Adesso tiriamole via. Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cazzo che male! Cazzo, l'ho fatto male! Guarda il naso! Cazzo, che male! Dio! È finito! Santissimo! Guarda, se mi è rimasto il segno nel naso, Alle labbra!
Azzo, si mordevano. Oh, ragazzi, ho superato la sfida, credo. Un male tremendo. Oh. No, no, non fate gli stronzi, le ho tenute per più di 5 minuti io queste mollette qua. Bestia, che male. Ah, guarda, veramente mi viene fuori sangue qua. Guarda. È vero? No, ci sta uscendo fuori sangue. Un po'. Su questo lato? Su questo lato. Qui. Ok ragazzi, speriamo che la sfida vi sia piaciuta, ci vediamo in un prossimo video e in un prossimo arena. Ciao a tutti!